Alle elezioni locali in Regno Unito l'assalto dei laburisti è riuscito soltanto a metà. Le aspettative erano molto alte per il partito di Jeremy Corbyn, ma i conservatori di Theresa May si sono difesi meglio del previsto, a differenza degli euroscettici e populisti dell'UKIP, che perdono 98 consiglieri su 101. La notizia del giorno è il crollo dell'UKIP in tutto il paese, ma anche la nostra vittoria a Plymouth. Abbiamo anche accresciuto i consensi in molte altre zone e ottenuto circoscrizioni di Londra dove non avevamo mai vinto. Ma è proprio nelle roccaforti di Londra che il partito della Premier May si è difeso meglio, evitando la disfatta che ne avrebbe indebolito il governo. In realtà, a cambiare colore sono soltanto due dei 150 tra comuni e municipi in cui si andava al voto. I laburisti credevano che avrebbero messo fine al nostro governo, ha detto May, che avrebbero preso il controllo. Era questo il loro obiettivo e ci hanno provato in ogni modo, ma hanno fallito. E anche fuori da Londra i conservatori hanno ripreso il controllo delle roccaforti pro-Brexit di Peterborough e Basildon, a detrimento soprattutto degli euroscettici dell'UKIP, il partito per l'indipendenza britannica.